primo racconto, come è nato? Il primo pubblicato, dunque, vabbè, i primi, ma io ho cominciato a scrivere molto presto, direi, e a 13 anni già riempivo quadernoni di romanzi. E il primo racconto pubblicato fu su Gioia o su Grazia, insomma, però il primo che contava, che ha contato per me, è stato quello su Paragone, allora La padrona giovane, che è uscito nel 58 e di cui tu hai parlato prima, appunto, che poi è confluito nella Notte dei Mascheri, pubblicato da Marcello. Questo è stato il primo racconto. Poi, siccome sono meno adesso forse, ma ero lentissima, ho avuto una delle stasi, diciamo, dei periodi di pasticciamento, di non trovare la strada giusta, insomma, per cui fra il primo racconto e la raccolta della Notte dei Mascheri, e tra l'altro erano racconti precedenti, insomma, precedenti addirittura anche al primo, quello di cui si parlava, e la pubblicazione del primo libro è passato parecchio tempo. Il primo libro è poi stato, cioè il secondo libro, primo La Notte dei Mascheri, e poi Dopo di me nel 67, mi pare. Sì, nel 67, poi altra lunghissima pausa, e poi siamo arrivati a Paradiso Bugiardo. Poi sono venuti, ma cosa è venuto? 7 anni e si arriva parecchio. All'ultimo sole sul prato. Scrivi più facilmente, più rapidamente ora? Sì, molto di più, mi sono sbloccata, direi. Sbloccata forse perché prima pensavo di scrivere dei romanzi, proprio in terza persona, romanzi di fantasia, diciamo, e invece adesso, da Dopo di me in avanti, direi che ho capito che la mia strada non era quella, e allora perlomeno c'è sempre un elemento autobiografico, anche se non parlano, anzi, in nessuno parlo di Bera. Nessuno di questi miei libri è un libro propriamente autobiografico. Ecco, l'autobiografia tua è legata proprio all'ambiente, ecco, alla famiglia, alla casa e a queste dimensioni. No? Al fatto che scrivo in prima persona sempre, tutto è filtrato attraverso di me, ma però non è che racconto la mia storia. Che importanza ha per te nella tua narrativa la dimensione della storia e della memoria? Ebbene, per me è fondamentale, ecco. Direi proprio è una sorgente a cui attingo in continuo e di cui sento anche bisogno nei libri altrui. Io vado così, ci sono delle antennine che mi guidano verso i libri che parlano, non so, uno degli ultimi libri, tanto per citare, che mi ha deliziato è quello di Luisa Adorno e tutti i precedenti, insomma. Ecco, adesso per fare un nome, perché in effetti è l'ultimo che ho letto di questo genere, ma dove ci sia memoria, insomma, dove ci sia infanzia, perché mi pare sempre di sentire qualcosa di affine, di diverso e di affine, mi piace questa differenza, questo confronto. Ecco, oltre alla memoria l'infanzia, e perché l'infanzia come epoca privilegiata in qualche modo? Questa è una domanda difficile, non lo so. E perché c'è un qualcosa di comune forse in tutte queste infanzie, nelle infanzie di tutti, no? C'è qualcosa che stranamente anche nelle infanzie attuali, magari di persone non della mia generazione, mi sorprende di trovare qualcosa di immutabile, insomma, penso che di immutabile, di contemporaneo a me, malgrado il salto di generazione. Una sorta di bambini di vincere la disgregazione, la dissoluzione, il ritorno all'infanzia. No, io non la metterei così, però non so, no, cioè mi pare difficile. non saprei cosa dire. No, non trovo le parole, non trovo il concetto, perché forse è qualcosa che non mi sono mai chiesto, perché mi piace dirlo. Ma forse anche cambia. Se posso intervenire, perché l'infanzia, vuol dire, rappresenta una stagione sempre considerata felice, anche se in effetti non lo è stato, specialmente se è ripensata quando si è adulti, per cui si ritorna all'infanzia proprio con la, non dico con la nostalgia, ma insomma col piacere di riscoprire un mondo che oggi ci sembra inevitabilmente migliore di quello attuale. Insomma. Ma non è vero per me, perché io sto felicissima adesso, ho avuto momenti felicissimi dopo l'infanzia. Ma l'infanzia c'ha delle ombre, dei misteri, ecco, ancora c'è un mistero nell'infanzia. Forse quello che non si ricorda, perché se uno potesse ricordare proprio giorno per giorno tutto quello che ha fatto da quando era bambino, forse la magia svanirebbe. Invece c'è questo mondo non capito
dai bambini, no? E questa è una cosa comune, una chiave di lettura per molti libri sull'infanzia, io penso, perché nessuno è mai distesamente raccontata. E allora io penso che siano queste luci ed ombre, queste cose misteriose, che vedi che non è la questione della felicità, direi proprio, no, la felicità non ero forse particolarmente felice quando ero bambina, però adesso diventa un mondo favoloso, questo l'ha detto a tutti, l'ha detto la Morante, l'ha detta la Romano, parole bellissime fra l'altro, dico loro due perché sono due autrici che hanno toccato l'infanzia con la memoria della loro infanzia con una suggestione rara, insomma. Per Marcello, appunto, tu appunto hai esordito come scrittore minimalista. Ti ritrovi in una simile definizione ancora oggi? E come giudichi oggi il neorealismo? Ma guarda, io sono un po' contrario, diciamo così, a quelle che sono le etichette che naturalmente si danno anche per facilitare il compito al critico. Sì, neorealismo. Era uno scrivere guardando a quella che era la realtà che avevamo appena attraversata, e la realtà che ci stava attorno, insomma, in quei giorni, che però, voglio dire, ha dei precedenti illustri, vuol dire, non è che noi avessimo inventato niente, insomma. La letteratura russa, direi, a questo aspetto è tutta una letteratura realista, la letteratura russa dell'Ottocento. La letteratura americana era una letteratura realista, la letteratura di prima della guerra. Si raccontava quello che avevamo vissuto e quello che ci colpiva di più, e quelli volevamo entrare dentro ai problemi della società, anche con la speranza, appunto, ripeto, ingenua, di così in qualche modo di modificarli. Però l'attenzione nostra era più sulla condizione umana dell'individuo, che non, ne voglio dire, su aspetti esteriori di propaganda, perché c'è in Italia questa tendenza oggi, voler confondere il neorealismo di allora con realismo socialista, vuol dire, dell'Unione Sovietica, che non ha avuto niente a che fare con gli scrittori neorealisti italiani. Cioè il neorealismo italiano non ha fatto propaganda, non ha sposato nessuna ideologia, eccetto pochi scrittori di cui oggi si è persa la memoria, insomma, dico. Calvino era scrittore iscritto al Partito Comunista come me, era uno scrittore neorealista, questo non viene mai fuori da nessuno dei nostri libri, insomma. Era un neorealismo, ripeto, attento a quella che era la situazione sociale, a quelli che erano i problemi del nostro tempo di allora. Ti senti ancora uno scrittore impegnato? Esatto, questo volevo dire. Si deve parlare piuttosto di scrittori impegnati o scrittori non impegnati. Io mi sento ancora oggi impegnato come allora, anche se ho cambiato tema. Naturalmente la resistenza finì dopo pochi anni, l'argomento era esaurito, si passò ad altri temi, però sempre con l'impegno e sempre con l'attenzione a guardare a quella che era la condizione umana. Io sostengo che si possono scrivere dei capolavori, sia ben chiaro, con una produzione non impegnata e sia con una produzione impegnata, purché si raggiungano determinati valori. Non ha importanza che poi lo scrittore sia impegnato o non sia impegnato, però dico, la tendenza mia è questa. In questo senso anche Il giorno e l'ora, che è l'ultimo tuo romanzo, sono impegnati, è un romanzo estremamente impegnato proprio su, perlomeno, il trionfo del consumismo. Consumismo e a denunciare una situazione di solitudine dell'uomo di oggi, che è più solo oggi che non 40 anni fa, nonostante tutta la conclamata, diciamo così, assistenza sociale, eccetera, eccetera. L'uomo è più solo di allora. Ecco, appunto, questa è la differenza tra realismo e impegno e così. L'impegno per me non è mai finito, insomma. Cioè non riuscirei a scrivere, persino L'ultimo veliero, che in fondo è una favola, voglio dire, su dei vecchi marinai che vanno incontro alla morte. È un libro impegnato anche quello, a modo suo, perché denuncia la situazione di una categoria di persone arrivate sole anche lì davanti all'ultima fuga. È anche sorprendentemente moderna, pensare che ha 28 anni, se non ricordo male. È uscito nel 62. 62. Perché appunto davvero, riletto oggi, è estremamente moderno, con tutta, sì, la condizione che descrive di questi personaggi.
Ecco, mentre invece proprio quello che non mi interessa, almeno personalmente adesso si entra nel campo del gusto, sono i romanzi, diciamo così, la fiction di evasione, la fiction di intrattenimento, in cui possono uscire anche degli ottimi libri, tipo, non so, Umberto Eco, Il nome della rosa. Ma Il nome della rosa, o il Petro, ma che io mi rifiuto di leggere, cioè, tento di leggere, ma non è assolutamente mi respingo, insomma. Ecco. Per me l'ideale del grande scrittore oggi moderno così, e del bellissimo romanzo in assoluto, è Lo straniero di Camus. Che è scritto in maniera superba e che veramente ha dato la condizione dell'uomo nella società del dopoguerra. Ma da caso pensate a me quello. Ecco, è la peste. No? È la peste. La peste c'è anche un'allegoria, diciamo, che, però... Che dà tutto una situazione che poi si verifica. Ecco, tu hai lavorato anche appunto nella casa editrice, nella Feltrinelli, no? E appunto hai conosciuto Feltrinelli e nella Feltrinelli negli anni, diciamo, ruggenti della casa editrice, negli anni di Tommasi di Lampedusa, sì. E negli anni del dottor Zivago, sì. No? Come si viveva in casa editrice e come hai giusto il rapporto con questo manoscritto di Pasternak? Beh, guarda, diciamo così, tanto io prima di andare alla Feltrinelli ero all'Unità, come pensare, perché militavo in quel partito, in quel giornale, e me ne andai dopo fatto in Ungheria, precedente di 30 anni, quello che oggi dice Gorbaciov, insomma, questo ci tengo a dirlo. Alla Feltrinelli mi sono trovato, devo dire, bene, perché era una casa editrice così, direi, di tipo artigianale quasi, no? Qua, ancora agli inizi, però dove ognuno di noi aveva una certa autonomia. Io dirigevo appunto questa collana di Universale Economica, dove poi pubblicai il libro di Camilla. Ognuno aveva, ripeto, la libertà di scegliere il libro. Feltrinelli raramente interveniva a bloccare qualcosa, perché ci dava la massima libertà. E Feltrinelli in quel periodo si comportò molto bene, perché quando la questione del gatto pardo è laterale. Quella non conobbe ostacoli, insomma, il libro fu portato lì da Bassani, il quale l'aveva ricevuto però da Elena Croce, il libro uscì e ebbe questo grande successo. Cioè non c'è niente di eroico nell'uscita del Gatto Pardo. No, nell'uscita del Gatto Pardo dicono non c'è niente di eroico, fu una felice situazione. Mentre invece dove si comportò molto bene Feltrinelli, venne fuori lui lì, fu la pubblicazione del dottor Zivago. Perché? Perché quando lui ebbe il dattilo scritto da un corrispondente dell'Unità di Mosca, che tu vedesti, che io vidi, e che naturalmente lui decise di pubblicare, che tutti eravamo d'accordo di pubblicare, intervenne quando lo si seppe, da Mosca, all'allora presidente dell'Associazione degli Scrittori, di cui adesso ti posso anche dire il nome se me lo ricordo, Surkov mi pare si chiamasse, il quale non solo intervenne con telegrammi e con lettere e minacce, ma addirittura venne a Milano per parlare con Feltrinelli, per indurlo a non pubblicare il libro. Beh, e Feltrinelli tenne duro e dice lo pubblichiamo ora più che mai, proprio perché voi ce lo proibite. E il libro uscì nonostante queste minacce. Lui era già, come dire, con un piede fuori dal partito in quei giorni lì, e poi c'è stata invece questa strana evoluzione. Lui uscì come, in fondo praticamente come uscì io più o meno nello stesso periodo da destra, poi ha scavalcato il partito comunista andandogli a sinistra, perché ci fu poi il famoso incontri continuati con Castro a Cuba, dove lui andava perché sperava di avere il diario di Fidel Castro. Diventò castrista e poi fece la fine che fece, insomma, pensava di fare la rivoluzione in Italia, di trasformare l'Italia nel Libano, cominciò a pubblicare libri, dipingete di giallo il vostro poliziotto, insomma cose così ridicole, finì tutto, diciamo, tragicamente, ma anche in maniera, direi, abbastanza sciocca, insomma, abbastanza poco seria, insomma, diciamo. E tu venisti via dalla Feltrinelli poco dopo, ma per motivi ideologici? No, io me ne venni via, sì. No, me ne venni via perché quando cominciarono a pubblicare queste cose lì ci trovavamo a disagio parecchi lì, a cominciare da Valerio Riva a Dossena.
lavoravano anche loro alla Feltrinelli, cioè non ci si trovava più come orientamento e stava prendendo sopravvento il gruppo della Inge Feltrinelli, ex tedesca, voglio dire, che veniva lì con le idee degli scrittori nuovi d'avanguardia. Sì, ma insomma anche più spinti in avanti, e soprattutto Balestrini, il gruppo Balestrini, no? Che poi ha scritto quel libro ignobile che si vogliamo chiama tutto. Vogliamo tutto, sì, vabbè, cose. Quindi non riuscivamo più a lavorare, non c'era più possibilità di dialogo, per cui ce ne venivo via parecchi, anche Bassani a Roma, sì. Cioè Bassani prima ancora di noi. Ecco, per Camilla invece nei suoi romanzi un posto così privilegiato e importante occupa sempre la figura del nonno e il mondo del nonno, cioè il mondo legato a questa memoria di fine 800, inizio 900. Ecco, cosa puoi dire su questa figura di tuo nonno, dalla realtà a quella che poi diventa nella pagina, questo lampeggiare di questa figura, perché poi non c'è un'opera specifica su di lui, ma no, attraversa attraverso tutto. Beh, lì un omaggio postumo, direi, se si può chiamare così, quasi una, come si dice, quando si vuole, adesso non mi viene la parola, vabbè, pazienza, sorvoliamo. Voglio dire, è un uomo che non ho forse abbastanza valutato, conosciuto e valutato da vivo, e ho sempre avuto, ero sempre in uno stato di contestazione verso di lui, e poi, come succede, con l'età si vedono le cose sotto un'altra luce, e invece l'ho visto grandeggiare via via, e allora questa specie di bisogno di rendergli giustizia, è cresciuto e direi si è impadronito quasi mio malgrado di tutto quello che scrivevo. Insomma, non l'ho capito, ma poi c'era tutta una situazione familiare abbastanza complicata che forse viene fuori dai libri, non lo so, per cui insomma ero sempre in un atteggiamento o di difesa o di offesa verso di lui, sempre, però ne sentivo il fascino, tensione, di tensione, sì, c'era una tensione, però sentivo il fascino di quest'uomo che era in dubbio, però l'ho solo saputo esprimere, credo, non so se ho saputo esprimere, ma ho cercato di esprimerlo attraverso quello che scrivevo, ecco. E mi pare anche, diciamo, questo che è stato l'anello che mi ha portato a questo mondo, a questa famiglia da me non conosciuta, essendo io figlia unica, mio padre è morto giovanissimo, praticamente ero proprio una bambina, per cui il nonno ha avuto la funzione di mediatore, di sì, intermediario fra il dietro, il prima e l'oggi, insomma, e allora tutto viene spiegato attraverso di lui, i suoi racconti, le sue lettere, i suoi scritti autonomi, insomma, non solo a me, i suoi ricordi. Com'è stato il tuo primo arrivo a Campale? Com'era Campale? Il mio primo arrivo a Campale, intanto non è che amavo molto Campale, il mio primo arrivo a Campale lo ricordo benissimo, perché, beh, forse credo di averlo raccontato, detto in poche righe dopo di me, era una giornata d'estate, mio nonno non c'era e arrivai qui, portata, non so se era da mio padre allora, dovevo essere proprio bambina, avevo 10 anni credo, questa casa tutta chiusa, perché anche oggi è tutta chiusa, l'impressione è quella, l'impressione è di una casa disabitata, in realtà d'estate si tengono le finestre chiuse perché non entra il caldo, per cui da questo senso, una casa chiusa, un giardino molto ben tenuto, questo pavone, qualcosa di favoloso, questa fu la prima volta, poi ci venivo normalmente a passare l'autunno, prima si andava a Badia con mio nonno a Tiglieto e poi la fine dell'estate, l'autunno, si passava a Campale. Non è che mi piacesse molto perché c'era la mia nonna che non amavo troppo perché mi costringeva così a tutto un rituale complicato di ragazzina per bene, che bisognava fare, insomma, comportarsi bene a tavola e fuori, eccetera, insomma, era tutto molto noioso. Poi invece col tempo mi sono appassionata veramente a Campale e la sento come una creatura. La amo molto e ci vivo da oramai stabilmente, direi dagli anni 50, forse all'inizio degli anni 50, un po' saltuariamente continuavo ad andare un po' a Roma, ma insomma sono più di 40 anni. 40. Sì, 40 anni che ci vivo e che l'ho cambiata, spero di averlo migliorata. Ecco, quello che non amavo l'ho tolto, quello che amavo è rimasto. Le modifiche sono state tante o poche? Parecchie, sì, parecchie. Anzi, direi
molto. Peccato di non avere... sì, ho qualche fotografia, ma ho delle fotografie di Campale prima di me, molto prima, allora non c'è mezzo di paragone. A questo salottino, per esempio, era tutto totalmente diverso, c'era un pianoforte lì nell'angolo, c'era la scrivania dove sedeva mio nonno sedeva da quella scrivania con un seggiolone. E com'era la vita con tuo nonno, quando stavi con tuo nonno? Com'era una giornata con Una giornata con mio nonno, lui viveva molto per conto suo, leggeva, al mattino cominciava a leggere i giornali, poi leggeva quasi tutto il giorno, leggeva moltissimo. Mi rendo conto adesso della cultura sua, in fondo. Leggeva non romanzi, ma di storia? No, leggeva libri di storia, infatti una bellissima biblioteca di là è anche Abadia, di storia, storia, diciamo, da prima del Medioevo, ma insomma tutta la storia universale proprio, che andava dai Fenici insomma alla Rivoluzione, prima guerra mondiale. Alla prima guerra mondiale, sì, era un grande lettore. E poi la sua giornata era abbastanza tranquilla, perché lui stesso si riconosceva misantropo, per cui non amava vedere gente. Quando veniva mio nonno allora doveva piegarsi un po' a queste mondanità stagionali, allora si faceva molto vita mondana qui. Perché qui in tutta la zona io seguivo a malincuore, perché non mi piaceva. Allora. E con tuo nonno avevi un colloquio, un rapporto? Eh sì, c'era uno strano rapporto, c'era un rapporto, c'erano molte zone oscure da tutte e due le parti, però ci intendevamo. E forse ci univa molto Badia, l'amore per Badia, che in lui era un amore infantile anche per me, e allora ci siamo molto ritrovati su Badia, non direi su altre cose, anche se c'era tutto un gergo nostro e tante cose, una complicità, una specie di complicità, sì.